Maltempo nelle Marche, super lavoro per i vigili del fuoco, emessa una nuova allerta per criticità idraulica e idrogeologica per domani, scuole chiuse a Senigallia e Mondolfo. Pioggia ininterrotta a Fano, strade e sottopassi allagati, alberi caduti e infiltrazioni in diverse scuole della città. Maltempo a Pesaro, strade e sottopassi allagati, frana strada dell'Angelo Custode, danni per oltre 200.000 euro. 89enne pesarese trovato senza vita in un fosso in via Sandro Pertini a Pesaro. Questa mattina si era allontanato dalla propria abitazione senza lasciare traccia. Dengue nelle Marche, confermata dal Ministero l'efficacia delle misure adottate. A Fano accertati 34 casi, uno a Cartoceto e uno a San Costante. Chiesto l'ergastolo per Mustafa Al-Ashri, il 43enne di origine egiziana che il 13 novembre del 2022 uccise la moglie Anastasia. 35enne urtato di striscio sui binari tra Fano e Pesaro, l'uomo ricoverato in prognosi riservata e circolazione ferroviaria bloccata per ore. Illustratore, vignettista e pittore, si tratta di John Betti, l'artista fanese che con la sua genialità e umorismo rappresenta eventi di vita cittadina. Mercoledì 18 settembre, benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo con l'ampia pagina dedicata al maltempo che ha caratterizzato nelle ultime ore la nostra provincia. Prima di raccontarvi e di farvi vedere i danni e i disagi provocati oggi dalle forti piogge, precisiamo che il Dipartimento della Protezione Civile delle Marche ha emesso un nuovo messaggio di allertamento per la giornata di domani, giovedì 19 settembre. L'allerta di livello giallo o arancione in base alle zone è per criticità idraulica e idrogeologica. Secondo le previsioni meteo, domani le cumulate risulteranno moderate su gran parte della regione, in attenuazione verso la sera. A Fano resterà attivo il COC, il Centro Operativo Comunale, per il monitoraggio della situazione. Tutte le squadre di emergenza sono pronte ad intervenire in caso di necessità. Oggi pomeriggio si è anche svolta la riunione del Centro Operativo Regionale, convocata dal governatore Acquaroli, che invita la popolazione a prestare attenzione soprattutto nelle aree più colpite, esortando i residenti a muoversi solo in caso di reale necessità. I comuni valuteranno la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e ciascuno potrà consultare i canali di comunicazione istituzionali dei rispettivi enti locali. A Senigallia, ad esempio, il sindaco Olivetti ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto sociosanitario del territorio nel comune di Senigallia, del centro diurno Alzheimer, del centro pomeridiano Germoglio, dei centri di aggregazione di tutti gli impianti sportivi, dei luoghi della cultura e la sospensione dei mercati. L'obiettivo, ha precisato il Comune, è quello di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo. Coloro che risiedono al piano terra e non hanno la possibilità di spostarsi ai piani alti possono recarsi a partire dalle ore 22 al centro di accoglienza di via Cellini al seminario. Le persone che hanno necessità di essere assistite per lo spostamento possono telefonare al numero che vedete in questo cartello 071 66 29 386. A Mondolfo resteranno chiuse le seguenti scuole: secondaria Fadi Bruno, primaria Fantini, infanzia La Girandola e nido Il Brontolo. Salvo diverse comunicazioni, tutte le restanti scuole del territorio saranno regolarmente aperte. A Fano invece le scuole saranno aperte. Sentiamo allora le parole del sindaco Serfilippi che abbiamo intervistato oggi nel tardo pomeriggio.
Questo pomeriggio si è riunito il COC e abbiamo deciso di mantenere aperte le scuole di ogni ordine e grado. C'è una riunione in prefettura proprio in questi minuti, pertanto eventuali comunicazioni differenti saranno subito comunicate tramite i nostri canali social e il sito internet del Comune di Fano, ma al momento le scuole domani rimangono aperte. L'allerta è in stato di attenzione, quindi significa massima attenzione da parte di tutti, delle istituzioni per la quale il COC rimane aperto in continuo aggiornamento, ma anche da parte dei cittadini. Quindi al momento è prevista abbondante pioggia per domani, questa notte e tutta domani mattina fino anche ai giorni prossimi, e abbiamo deciso tutti insieme di mantenere le scuole di ogni ordine e grado, naturalmente appunto con la soglia di attenzione. Inoltre, come polizia locale insieme alla protezione civile presideremo i ponti sia dell'Arzilla che del Metauro, insieme anche alla Regione Marche, e abbiamo previsto il turno notturno, diciamo, della polizia locale, che rimarrà insieme a tutte le altre forze di polizia aperta per eventuali segnalazioni che i cittadini riterranno opportuno fare. E a Fano la pioggia ha creato diversi danni e disagi, ad iniziare dalla strada che dal quartiere di Centinarola a Fano porta a Montegiove, dove un grosso albero è caduto a terra costringendo la polizia locale e i vigili del fuoco a chiudere il tratto interessato. Invece a Rosciano di Fano, nella strada del cimitero che porta a Bellocchi, il canale di scolo non è riuscito più a contenere l'acqua e ha straripato. Qui un'auto ha rischiato di finire dentro al fosso perché l'acqua straripata non faceva capire bene all'automobilista dove finisse la carreggiata. L'auto, poche ore dopo, è stata recuperata. Inevitabili le buche sulle principali vie di scorrimento, alcune anche profonde, come in zona Codma, via 4 Novembre, zona Cimitero di Fano e località Trave. Il sottopasso del Lido invece è rimasto allagato per diverso tempo ed è stato chiuso al traffico, come anche il sottopasso del Vallato in località Sant'Orso in via Galileo Galilei. Infine, in via della Paleotta, un albero è caduto sulla carreggiata. La squadra è prontamente intervenuta, come vedete da queste immagini, e ha rimosso la pianta e poi riaperto la strada. Ed ora per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro inviato Marco Lonigro. Marco. Sì, buonasera Filippo, è importante il lavoro che i vigili del fuoco stanno svolgendo in queste ore, tanti gli interventi eseguiti da questa mattina, ma in particolare dalle ore 13 sono stati effettuati ben 120 interventi, coinvolta soprattutto la fascia costiera della Regione Marche. Nel dettaglio, vediamo grazie all'aiuto della grafica, Pesaro Urbino conta 26 interventi, Ancona 34, Macerata 26, Fermo 24 e poi Ascoli Piceno chiude con 10 interventi. Le forti piogge hanno provocato anche infiltrazioni d'acqua in diverse scuole del territorio, nello specifico, come sottolineato dal Comune di Fano, alla Gandiglio, nella piazzale della Corridoni, alla Nuti, alla Scatola Magica di Rosciano. Durante i sopralluoghi l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari ha ribadito il cattivo stato di salute dell'edilizia scolastica. Sentiamo. Dopo le incessanti piogge di questi giorni, qual è la situazione, assessore, delle scuole fanesi? Le piovute di questi giorni hanno messo a nudo i problemi di cui avevamo già parlato. Tante scuole hanno subito delle infiltrazioni d'acqua veramente importanti. Abbiamo visitato tutte le scuole che sono state coinvolte in queste infiltrazioni, però dobbiamo veramente denunciare lo stato di totale incuria che abbiamo trovato. Ci troviamo alla Scatola Magica qui a Rosciano, dove c'è uno stato di infiltrazione generalizzato. Abbiamo la necessità di finanziare immediatamente il rifacimento di tutto il tetto, cosa che abbiamo già predisposto, gli uffici ci stanno già lavorando, quindi anche i genitori e i bambini che frequentano questo istituto scolastico, possiamo dire che a breve riusciremo a porre fine al problema. Però abbiamo anche dei grandi lavori da fare, penso al piazzale della Corridoni, alla scuola Gandiglio, alla Padalino e alla scuola Montesi di Sant'Orso. Insomma, ci sono tanti plessi veramente che devono essere attenzionati. Stanzieremo di nuovo un ulteriore fondo per garantire tutti questi lavori, perché è veramente importante impermeabilizzare i tetti e porre fine a questo stato di abbandono che abbiamo trovato nelle nostre scuole.
Diversi i disagi causati dal maltempo anche a Pesaro, come nel tratto di strada Franato in strada dell'Angelo Custode, dove serviranno circa 200.000 euro per ripristinarla, fa sapere il sindaco di Pesaro Andrea Biancani. Tra le altre situazioni, il terreno franato sulla strada del Montefeltro in zona via Gagarin. Qui i mezzi del centro operativo comunale sono subito intervenuti insieme alla polizia locale per chiudere al traffico la via e svolgere la pulizia della carreggiata. Interventi anche sul San Bartolo, dove sono state aperte le bocche di lupo per agevolare il deflusso delle acque. Allagato infine anche il sottopasso pedonale di via Solferino per quanto riguarda la zona del campus. Anche in questo caso nelle scuole a Pesaro non sono mancate infiltrazioni d'acqua. È tutto, a te Filippo. Bene, grazie Marco per tutti questi aggiornamenti. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale perché il consigliere del Movimento 5 Stelle, Francesco Panaroni, ha precisato che sono arrivate segnalazioni di infiltrazioni importanti anche nella scuola Filippo Montesi di Sant'Orso, con tre aule al primo piano inagibili e i ragazzi costretti ad essere spostati in aule al piano terra. La situazione non è tollerabile, ha commentato Panaroni, considerato l'inizio delle lezioni. Di questo problema si sapeva da tempo e si poteva anche intervenire prima. Comunque ci auguriamo che la situazione sia risolta al più presto. Io ed altri genitori, ha scritto invece una mamma alla nostra redazione, ci sentiamo presi in giro e siamo preoccupati perché da questa gestione si denota la mancanza di attenzione per la sicurezza e l'incolumità dei bambini e dei docenti. E ora diamo spazio alle vostre segnalazioni. In seguito alle forti piogge di questi giorni, il sottopasso autostradale di Rosciano a Fano questa mattina si è nuovamente allagato, rendendo impraticabile la strada che da Via Papini collega alla nuova strada di Via Sirani. Alcuni automobilisti, come vedete da questo video, sono riusciti ad attraversare il tratto, mentre altri hanno preferito fare marcia indietro e cambiare itinerario. La strada, poco dopo, è stata chiusa al traffico per alcune ore, una situazione che va avanti ad ogni abbondante pioggia, segnalano diversi cittadini e residenti, e che ancora oggi non ha trovato una soluzione. I tombini realizzati a lato della strada non riescono a contenere l'acqua perché otturati dalla terra e dalla vegetazione che finisce al loro interno. Serve fare qualcosa, scrivono, per evitare ogni volta questo annoso problema. Altre foto e video ci arrivano invece da Via Meda e Via Tognolo, nella zona industriale di Bellocchi. Siamo sempre a Fano. Qui la situazione è quasi la stessa, dove a seguito delle piogge incessanti la strada si è allagata nuovamente e continuamente. Servirebbe un intervento alle fogne, che sono disastrose, ci scrive quest'altra segnalatrice, e quando piove è sempre un grosso problema per tutte le attività che operano in questa zona. Chiesto l'ergastolo per Mustafa Al-Ashri, il 43enne egiziano accusato di omicidio volontario aggravato nei confronti dell'ex moglie Anastasia. Oggi al Tribunale di Pesaro si è svolta l'udienza. Ergastolo con isolamento diurno per 3 mesi è la richiesta del pubblico ministero per Mustafa Al-Ashri, il 43enne egiziano che il 13 novembre 2022 a Fano uccise la giovane moglie Anastasia con 29 coltellate. L'uomo, attualmente detenuto nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro, dovrà rispondere anche di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e occultamento di cadavere. Riteniamo giusto l'ergastolo, le aggravanti contestate sono state provate, ha detto l'avvocato di parte civile Roberta Giuliacci al termine dell'udienza svoltasi al Tribunale di Pesaro. Questa mattina Mustafa Al-Ashri era presente in aula. I legali di parte civile hanno chiesto un risarcimento danni di 10 milioni di euro per il figlio della coppia che oggi vive in Ucraina con i nonni. Nella prossima udienza fissata al 15 ottobre la parola passerà alla difesa, all'avvocato Simone Ciro Giordano. La sentenza invece è prevista per il 18 ottobre. È stato ritrovato senza vita Mario Bruscolini, l'89enne scomparso questa mattina da strada sotto le selve a Pesaro.
L'uomo, che era uscito di casa a piedi, non aveva fatto ritorno, scatenando immediatamente l'allarme tra i familiari e le autorità. Il corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio dal personale della polizia in via Sandro Pertini, all'interno di un fosso di fronte all'American Graffiti, riempito di acqua piovana a causa del maltempo che ha colpito la zona. Nonostante l'immediato intervento delle autorità, purtroppo per l'uomo non c'è più nulla da fare. Circolazione ferroviaria bloccata questa notte sulla linea Ancona-Bologna a causa di un investimento non mortale avvenuto tra Fano e Pesaro. Intorno alle 3.30 un 35enne è stato urtato di striscio da un treno in transito, ma l'esatta dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Durante la sospensione di circa 3 ore, i treni alta velocità, intercity e regionali hanno subito pesanti ritardi con tempi di percorrenza aumentati fino a 190 minuti. Il Ministero della Salute ha confermato la correttezza delle misure adottate dai comuni e dalla regione sui casi di dengue rilevati. La valutazione è stata espressa durante una videoconferenza tenutasi nelle scorse ore, a cui hanno partecipato anche rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono 36 ad oggi i casi di dengue confermati nelle Marche, 34 a Fano, 1 a Cartoceto ed 1 a San Costanzo, per lo più ritenuti autoctoni. In un caso era presente una storia di viaggio all'estero in paese endemico, ma la tempistica dei sintomi si orienta più su un caso di origine autoctona. 10 pazienti sono stati ricoverati, nessuno è in gravi condizioni. Attualmente non si segnalano nuovi casi, ma sono stati sottoposti a test altri 29 soggetti segnalati dai medici di medicina generale con sintomi compatibili, che sono guariti o in fase di guarigione. La conferma dell'infezione sarà disponibile entro pochi giorni. Il Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Pesaro e Urbino ha fornito tutte le indicazioni necessarie per il contenimento del focolaio e i comportamenti da seguire anche attraverso la pubblicazione sul sito del Comune. Va ricordato che il contagio non si trasmette da persona a persona, ma soltanto attraverso la puntura della zanzara. Nell'ultimo trimestre estivo, il Comando della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino ha rafforzato i controlli di prevenzione e contrasto degli illeciti economico-finanziari. In totale, grazie all'impegno di 390 pattuglie, sono state identificate 2.800 persone, di cui una tratta in arresto perché evasa dagli arresti domiciliari. Inoltre sono state elevate 135 violazioni al codice della strada e sono stati sequestrati 77 grammi di droga. Una persona è stata denunciata in materia di stupefacenti, mentre altre 24 sono state segnalate come consumatori degli stessi. I finanzieri hanno poi controllato numerosi esercizi, individuando 17 lavoratori in nero e 8 irregolari. Infine sono stati sequestrati 3.000 prodotti non sicuri ed oltre 600 articoli contraffatti che hanno portato alla denuncia di 3 soggetti. E continua il botta e risposta sull'ex caserma Paolini di Fano e oggi la consigliera Sara Cucchiarini ha replicato all'assessore Santorelli sulla delibera di acquisizione del bene. Sentiamo. Sulla caserma Paolini e la mia interrogazione trovo le reazioni di Ser Filippi per il tramite del suo assessore un po' piccata e volutamente imprecisa. Abbiamo atteso qualche mese prima di riaprire il discorso per dargli tempo di organizzarsi, ma anche perché davvero non credevamo ci sarebbe stato bisogno di incalzarlo su un argomento così importante, laddove non c'è davvero niente che lui debba fare se non portare la delibera di consiglio, che è l'ultimo atto amministrativo già pronto peraltro, per l'acquisizione, per l'inserimento della palazzina Comando della caserma Paolini nel patrimonio indisponibile del Comune di Fano. Cosa che non abbiamo potuto fare noi, lo ricordo, perché l'ok definitivo al trasferimento gratuito ci è arrivato il 5 di maggio e i consigli comunali erano già stati sospesi alla fine di aprile per riprendere poi dopo le consultazioni elettorali.
Questa delibera chiude un iter che abbiamo avviato più di un anno fa e che ci ha portati ad ottenere gratuitamente la proprietà della Paolini. Gratuitamente, lo ricordo, laddove le amministrazioni di destra non sono mai riuscite a farlo. E dico anche fortunatamente, e lo ricordo Ser Filippi, che quando c'era lui, qualche anno fa, fecero un tentativo di acquisto per ben 21 milioni di euro, e la proposta di permuta di tanti beni comunali, tra cui la sede del comune, tentativo che fortunatamente fallì. Faccio queste precisazioni perché sono molte le inesattezze nel tentativo di costruire una narrazione diversa dalla verità storica dei fatti, perché chi amministra lo fa attraverso gli atti amministrativi, incontrovertibili e incancellabili, che ho precisamente elencato nell'interrogazione che discuteremo. Delibere di giunta, delibere di consiglio, determine, c'è tutto sulla Paolini, anche 170.000 euro a cui fa riferimento Santorelli per la pulizia, che serviranno adesso per la pulizia del piazzale, le nuove luci e per togliere le vecchie recinzioni arrugginite. Questo e di altro parleremo in Consiglio Comunale e guarderemo anche al futuro di uno sviluppo di tutta l'area che sì, dovrà essere partecipato e ampio. Andrea Pierotti è stato confermato alla guida di Marche Multiservizi. Non sono previsti quindi cambi al vertice, come invece precedentemente annunciato nei mesi scorsi. L'annuncio è arrivato dal sindaco Andrea Biancani al termine della riunione organizzativa fissata in previsione dell'incontro di domani, indetto dall'assessore Stefano Aguzzi, che affronterà assieme ai sindaci della provincia di Pesaro e Urbino il tema relativo al piano dei rifiuti regionale. Ed ora la nostra rubrica Arte e Cultura, che questa sera apre con una nuova sigla dedicata. Vediamo allora chi è l'ospite di oggi. Il suo nome è Giovanni Luca Giombetti, è nato a Fano dove vive e lavora a tempo pieno. I suoi dipinti fanno parte di collezioni private e straniere. Da anni è illustratore e vignettista per diversi giornali, rappresentando con spirito ed eleganza alcuni eventi di vita cittadina. Ha collaborato con agenzie di pubblicità, aziende di rilevanza nazionale e con varie case editrici di libri per ragazzi. Tutti lo conoscono con il suo nome d'arte, Giombetti. Giombetti, in arte Luca Giovanni Giombetti, da laureato in veterinaria a pittore, illustratore, grafico e non solo. Ecco, come nasce la sua carriera? Ad un certo punto ho seguito una vocazione che avevo tenuta un po' in disparte per un certo periodo della mia vita e alla fine, nonostante studi cosiddetti normali, sono tornato alle mie origini di disegnatore. Iniziamo dal dipinto alle nostre spalle, un grande sole. È il sole dell'amicizia, un grande sole che accoglie da ormai 6 anni le firme di tutti gli amici, le persone che vengono in questa casa e che noi accogliamo. Che cosa ama riprodurre nei suoi dipinti? Sono un artista figurativo, nel senso che ho bisogno di avere delle persone con le quali confrontarmi nel quadro, nel disegno, in tutte le cose che cerco di creare per comunicare. Queste figure possono essere uomini, donne, animali, ma devono essere comunque scene in cui si sviluppa una storia. Sono cresciuto leggendo fin da bambino o guardando solo le figure dei fumetti di Iacovitti e di Topolino, e da lì proprio questa esigenza di raccontare sempre qualcosa attraverso le immagini. E anche nella pittura proseguo questo tipo di esigenza. Tra i suoi dipinti lei ama dipingere le facce da gatto. Che cosa rappresentano per lei? Le facce da gatto sono le facce dei personaggi, degli stati d'animo, dei caratteri, delle persone e anche mie. Nel senso che considero il gatto un alter ego, non lo considero soltanto un bell'animale molto affascinante da rappresentare come tale, ma è una sorta di maschera, di filtro che io metto in una ricerca dei caratteri umani. Ho sempre rappresentato gli umani nella mia pittura, ho raccontato storie, sono sempre figure femminili, gli innamorati, eccetera. Ho sempre voluto scandagliare l'animo umano.
attraverso il gatto, il filtro della maschera felina, ho visto che mi sento ancora più libero nel fare questa ricerca. Dai dipinti alle vignette, perché lei poi è conosciuto per questo. La vignetta è questo mezzo così fresco di commentare un fatto, mettere alla berlina un personaggio importante del quale troviamo il lato debole, poter fare dell'ironia su di lui. Per fare una gran sintesi su quello che faccio, dipingo gatti e disegno cani, perché la rubrica che ho sul Resto del Carlino ogni domenica si intitola Il Camper Laia e i personaggi che commentano i fatti e le situazioni della nostra cara provincia, specialmente Fano e Pesaro, sono cani che fanno le veci dei cittadini. Nel futuro di Giombetti che cosa c'è? Portare questi personaggi di cui parlavamo prima, queste facce da gatto, in una linea di magliette. Techfem è protagonista della settimana della mobilità sostenibile con grandi ospiti di gruppi internazionali. Per il terzo anno consecutivo l'azienda fanese mette in campo una serie di iniziative. Si inizia giovedì 19 alle ore 10 al Cinema Masetti con l'incontro con le scuole di Fano per sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza stradale attraverso la proiezione del film La vita salta e il dialogo con gli agenti della polizia stradale. Il momento centrale di giovedì è rappresentato dai due importanti talk che si svolgeranno nella Chiesa del Gonfalone con la partecipazione di ospiti di spicco che saranno moderati dal giornalista Rai Lorenzo Luzzi. Il primo incontro alle 16:15 è intitolato Lavoriamo per migliorare lo spazio urbano. Riqualificare è possibile? Mentre il secondo, alle 18, sarà dedicato alla mobilità sostenibile e innovazione, formazione, ricerca e investimenti per le città del futuro. A causa delle avverse previsioni meteo, il village che doveva essere allestito in piazza Avveduti e gli eventi in programma per venerdì 20 settembre sono stati annullati. A Montecchio di Vallefoglia dal 19 al 22 di settembre torna la 20ª edizione della Sagra della Polenta. Al 22 settembre Montecchio di Vallefoglia ospita la 20ª edizione della Sagra della Polenta, una manifestazione ormai storica che attrae visitatori da tutto il territorio. Un'occasione perfetta per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio, ha detto in conferenza stampa il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Tantissime le persone che hanno partecipato alle passate edizioni ad organizzare l'evento e la Proloco di Montecchio. 4 giorni, naturalmente il comune collabora, dà una mano, lavoriamo insieme per fare sempre di più conoscere il nostro territorio, Vallefoglia, e poi insomma l'enogastronomia, il cibo è uno degli elementi importanti perché la gente vuole divertirsi, star bene, mangiare bene, stare insieme. La polenta protagonista di questa sagra verrà servita in diverse varianti, tra cui quella con fagioli e salsiccia, con i funghi e la classica polenta bianca. In occasione della serata di apertura presente la polenta con sugo e pesce. Ci saranno anche la crescia sfogliata di urbino e una ricca grigliata di carne. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera alle 19 e offriranno prelibatezze della tradizione locale. Il protagonista è la polenta e anche i sughi che fanno le nostre donne, che sono ormai siamo arrivati a un livello di qualità molto alta. Oltre al cibo saranno presenti i mercatini e giochi per i bambini, poi non mancherà la musica dal vivo che sarà un filo conduttore per tutte le serate della sagra. In caso di pioggia gli stand saranno coperti, garantendo così lo svolgimento delle attività. Faremo 4 giorni di festa, iniziamo giovedì con una commedia di una compagnia dialettale qui di Vallefoglia. Poi faremo il venerdì un DJ set con un nostro amico sempre qui di Vallefoglia e poi ci sarà sempre un gruppo che si chiamano i Movida Party Band, fa musica dagli anni 70 fino ai giorni d'oggi. Poi sabato e domenica ballo liscio valzer per tutti con Fabrizio di Accademia e Riccardi.
Finisce qui il nostro telegiornale, tra poco le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'inizio della settimana europea della mobilità sostenibile che si svolgerà a Fano fino al 22 di settembre. Seguirà poi la replica di Teleracconto con il prof. Beniamino Sidoti, direttore artistico di Gradara Ludens, e il sindaco di Tavoleto Stefano Pompei che ci parlerà della sagra della polenta. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV. Arrivederci.